quindi, se non si appura con dei fatti storici, con dei testi, con delle citazioni, l'esistenza di un odio religioso verso il Cristo, verso la Madonna e verso i cristiani, l'omicidio rituale non ha senso. Io non vado a scannare delle persone che non mi hanno fatto niente, non c'è niente contro di loro. Se invece quest'odio religioso sussiste, è diffusissimo, è radicato, viene insegnato fin dalla gioventù, naturalmente la cosa diventa più plausibile. Tuaf fa l'esempio di un'anziana ebrea cui figlio medico si era fatto cristiano con convinzione, anzi era diventato uno che difendeva in maniera acerrima la religione cristiana, e questa vecchietta, trovandosi in chiesa, quando sente il credo e si è fatto uomo al seno di Maria Vergine, urlò: tu menti, per la gola, è un figlio di... La prendono, la impacchettano e il figlio deve dire: mia madre è matta, non sa quel che dice, per fargli perdere, farla sfuggire a conseguenze peggiori. Il commento di Toaf è: l'educazione radicata di generazione in generazione facevano sì che questa donna, pur battezzata, rimanesse l'ebrea Ashkenazi, diceva, che era, e quindi non bastava il battesimo per cancellare una simile tradizione. Quindi ecco quello che Toaf dimostra in due o tre capitoli di questo genere. Ma torniamo a noi, la festa di Purim, quindi, che ci attesta riti offensivi nei confronti del cristianesimo fin dal IV secolo e anche dopo, attestati e a volte che sconfinavano in questo periodo. Passiamo adesso e soprattutto alla Pasqua. Il libro non si intitola Purim di sangue, ma Pasqua di sangue. Vi dirò che da un punto di vista religioso il capitolo sulla Pasqua è quello che mi ha appassionato di più, è quello che mi ha anche dato conoscenze che non avevo. Si tratta del capitolo 9, 10, soprattutto quindi 9 e 10, poi quello in cui viene spiegato il rito della Pasqua, ovvero sia il 12. Naturalmente apro una parentesi: Toaf, per spiegare questo odio viscerale, dice anche, naturalmente, queste persone si ricordavano dei massacri che avevano subiti, particolarmente, soprattutto nel corso delle prime due crociate, prima e la seconda, la prima nel 1096, in Germania soprattutto, dove accaddero casi di massacri indiscriminati di ebrei, che nel caso della seconda crociata San Bernardo da Chiaravalle condannò in maniera fermissima, e che però avvennero, quindi non erano voluti dalla Chiesa, ma senza dubbio però avvennero di fatto. Durante questi massacri, qui apro una parentesi, durante questi massacri o casi di tentativo di battezzare in maniera forzata, ci racconta Toaf, si creò un vero terrore nelle comunità ebraiche tedesche soprattutto, quale? Quello che i loro figli fossero costretti al battesimo. Siccome il battesimo era considerato l'ignominia, la cosa più terribile per loro, allora venne la convinzione che non si poteva permettere in nessun modo che i propri figli fossero battezzati. E allora, non tutti chiaramente, ma ci sono, la storia ci dà molte testimonianze a questo proposito, invalse in un certo periodo, c'è un capitolo che è dedicato a questo, ne parla in più luoghi, per esempio il 13, morire e uccidere. Allora c'è un capitolo che tratta proprio di questo. Noi abbiamo molti casi raccontati dalle storie ebraiche durante appunto questo periodo di piissimi rabbini o piissimi ebrei ashkenaziti, i quali, per timore che i propri figli fossero battezzati a forza le proprie mogli, si recavano nella sinagoga. Vedete, anche qui c'è un lato rituale. Noi vediamo, come per esempio, quando si è circondati, il nemico ti sta prendendo, tante persone nei tempi antichi si uccidono per non cadere nelle mani dei nemici. Si sa, durante la guerra giudaica, i romani che assediavano, gli ebrei si difendevano, alla fine, piuttosto che consegnarsi, si uccisero tutti. Questo è comprensibile, ma in questo, anche se la religione cristiana non lo permette, il suicidio non è mai lecito, ma quella è un'altra religione, un'altra idea. Tuttavia, in base a questi fatti, però, non sono fatti solamente io uccido i miei figli, mia moglie e me stesso pur di non cadere in mano loro, pur di non diventare cristiano per forza.
ma il rito viene compiuto appunto ritualmente. I bambini, i propri figli, vengono portati nella sinagoga e vengono sgozzati ritualmente in un punto ben preciso della sinagoga, sul pulpito, davanti all'arca della legge, laddove, secondo le deposizioni degli inquisiti di Trento, venne deposto anche il corpo di Simonino. I rabbini, consultati da alcuni che avevano compiuto questi gesti, per esempio una madre che aveva scannato i figli, consulta poi un rabbino, fatto bene o fatto male, poi dice, si pongono il problema morale. È lecito uccidere quando la legge di Dio dice non uccidere? Ed ecco che il rabbino risponde, è lecito, anzi, hai santificato il nome di Dio. E narrando di uno che giunge al punto di uccidere tutti, poi dopo dà fuoco alla sinagoga stessa, e tutti muoiono, lui muore, gli altri sono già morti, bruciati nella sinagoga, allora i rabbini dicono, questo è stato un sacrificio gradito a Dio. Cosa c'entra questo? Chiaramente, da un lato fa capire come l'odio atavico, perché se leggiamo gli Atti degli Apostoli già vediamo, ma come questo odio però si rinfoca specialmente in una determinata comunità, in un determinato paese, anche per questi fatti in cui gli ebrei furono effettivamente vittime di stragi, di massacri, soprattutto vediamo da parte del popolo, erano protetti dai principi ecclesiastici e laici, invece molte volte erano oggetto di, posso dire 30 minuti? Sì, ecco, scusatemi, del popolo, ecco. Mentre invece noi vediamo però quello che è interessante per Toaf è la ritualizzazione di questi fatti come un sacrificio gradito. Vi dicevo la Pasqua. Ebbene, Toaf dice, tutta la Pasqua ci parla del sangue. Naturalmente sia la Pasqua Antico Testamento, anche la Pasqua Cristiana, è il sacrificio di Gesù sulla croce. Gesù nell'ultima cena cosa dice? Questo è il mio sangue, versato per voi. Quindi il rito della Pasqua antica, sapete che l'angelo sterminatore che uccide tutti, che cosa ci sono? Le 10 piaghe di Egitto. Poi l'angelo sterminatore, la 10ª piaga, l'ultima, uccide tutti i primogeniti dei bambini, tranne laddove c'è il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte. Questo lo crediamo anche noi cristiani ed è nel libro dell'Esodo. Benissimo. Tuttavia noi vediamo come vi sono dei cambiamenti nella tradizione ebraica, cioè non solo non è accolto chiaramente il sacrificio di Cristo, questo va da sé, ma ci sono dei cambiamenti in una certa determinata tradizione. Toaf parla, per la Pasqua